Sarebbe carino se mi facessi andare sul gioco, la ringrazio, buona giornata. Ok, e devo fare altro? Magari abbasso un po' la musica per me stesso, forse anche un po' per voi. Ok, oggi chilliamo. Perfetto. E magari questa la skippo anche, dai. Perché no, perché no? Facciamo così. Chill music. Ok. E questo va, lo posso alzare un po'. Non di nuovo il TF-OTP. Chi è il TF-OTP? Il nostro Galio. Chi dia medio con Galio 2-7. Bello solido, ci piace. Sembra performante, sembra. Non bisogna agitarsi, signora Khan. I'll do my best to camp your lane. Oh, guarda che carini. Guarda che carini. Posso dire che sembrano un po' agitati. Ma allora, noi abbiamo un solo problemino che penso sia un po' lo scaling. Abbiamo un po' troppo scaling. La bot deve scalare perché c'è Veigar. Vabbè, comunque possiamo gankare tipo mid. Nivea dovrebbe essere circa gankabile. Per quanto il muro sia fastidioso per Galio per me. Però con i suoi crowd control. Oddio, però Galio sembra essere tipo un inter dal KDA. Utilizzo Professor, ma che in realtà dopo di questo game, se vi ricordate, levo anche da mezzo. Perché è tipo buggato da quando hanno patchato e hanno messo la nuova season. Delle volte ti dai timer sballati, roba del genere, alla fine ti fa più deconcentrare che altro. Prende qualcun altro. Non lo so se è il mio che è buggato. O devo aggiornarlo in qualche modo, boh, vabbè. Non ho smettato il primo campetto, ma. Avrei ricevuto quasi un discreto leash. Ciao Lady, anche a te. Buondì, buondì. Ok, allora. vediamo un po'. Il Blitzcrank offensivo subito, a livello 2. La nostra bot già non si è suicidata, mi sembra una cosa buona. Allora forse devo aggiornare io? Probabilmente sì. La mia Shyvana ha il 7% win rate. Vabbè, ma non si impia niente. Un po' sfortunato. Pochi game. Ieri non ho giocato bene. Ora te lo fixo il win rate. Easy peasy. Oddio, penso stia facendo pathing into bot. Mi auguro. Spero, perché sennò top è morto in realtà per quanto è pushato. Comunque lo stesso piego di ieri, sì. Quello del game sfortunato. Pensa che roba. Ci siamo rincontrati. Assurdo, chi non muore. Levare Horn non mi sembra il caso. Eviterei di levare Horn, che dite? Per ora si farma, per ora si farma. Perché Galio è livello 2, guys? Ma il gran bait di Galio, nonostante il livello 2. Però domanda, ragazzi, perché c'era Galio 2 a livello 4? Cioè, non è un problema, è solo per sapere. Come mai, cioè, livello 2, livello 4 è l'avversario. Non è un po' strano. Comunque abbiamo ucciso Nivea, abbiamo preso anche il suo Ignite. Si gode. E Udyr ha startato topside. Ha startato red, secondo voi? Ha startato Raptor. 30 secondi significa ha startato red, evidentemente. Mi potrei provare a fare prima i suoi golems che potrebbero spawnare a breve. Anche perché dire ritardo con recall, mi sa. Però devo aspettare passi la wave. Quando passa la wave posso passare anch'io. Ok, wave should be out. Bene. Abbiamo la ward, per cui se vediamo Udyr che arriva e dovrebbe a breve, ce ne possiamo andare. A scemo, a scemo. Oh shit, questo ha costato. Ha costato? Sì, ha costato. Ha costato pure io. Buona giornata. Oddio, no. Nivea era più vicina del previsto. My bad. Broom. Era tipo fine perché entrambi avevamo costato. Quindi ero tipo, vabbè. Ci vediamo la prossima volta, bro. E invece no, invece no.
va bene, it's fine, it's fine. Però devo comprare gli item magari, eh. Oh, attenzione piego però. Che punisce l'Udyr senza ghost. Lo punisce. Allora riesce perché non sembra... Com'è che quel campione non sembra subire danno? Abbiamo appena iniziato, cazzo. Udyr Gaming, baby. Can we? No, non sembra fattibile. Veramente decisione patetica questa qui di fightare. Ma perché è entrato nello stun? Nel senso, nel momento in cui vedi che non puoi... Cioè, allora, io ho pingato, no, ma sono d'accordo, io ho pingato. Però, cioè, se tu sei Viego e vedi che non riesci a arrivarci, allora just go back, no? Cioè, io ho pingato perché, insomma, vedete voi se riuscite a contestare, a fare. Era un peccato give up fare l'obiettivo perché gli avversari non avevano regolato ancora, quindi alla fine eravamo... Presumibilmente anche più forti loro come item. Però a quanto pare c'è un po' di champion gap. Udyr sembra essere immortale già a livello 1. E Viego non aveva il flash per qualche motivo. Quindi non siamo riusciti a fare quello che volevamo fare. Beh, vediamo un po', dai. It's ok. Rakan, need you, need. The dragon nears. Allora siamo un po' gridi a restare con quel mana bot. Peccato, comunque sembrava close. Ce l'avevo, cazzo. Me l'ha aspettato la kill. Un po' sono triste. Però vabbè, dai, in realtà va bene così. Anche se se le scammate inutilmente. L'importante è aver ucciso il loro milionario, suppongo. Oh, ma capiamo, trastiamo nella call, vabbè. Certo, un po' brain dead il nostro amico. Vega era a morire lì. Bastava restasse fuori e... Vabbè, pazienza, la classica gridata. La capisco, anch'io sono gridi ogni tanto. Attenzione il Blitzcrank. Qualcuno lo fermi. Però ma, pack off to il freeze. Dobbiamo, non c'è altro. Devo per forza restare, guys. Direi nel mio top side. Che faccio? Gioco senza jungle io, con Shyvana. Vogliamo riprovare? In realtà io potrei avere soldi per l'item, eh? Sì. I will end them. Bravo, pusha sta wave. Ah, very late. Ah, perché Galio like what are you doing? mamma mia, ma nel senso che il dive bot si poteva pure fare se la bot pushava la wave rapidamente. Però nel momento in cui ci abbiamo messo 6 ore, no, a pushare questa wave, è chiaro che gli avversari reagiscono e non stanno fermi come dei bot lì, no? Ma li curi. Io non ho detto problema, in realtà è rilevante, cioè semplicemente non possiamo divare se non abbiamo la CNCC, non possiamo fare 4v2, non possiamo divare 4v4 con Galio che ha già utilizzato il cooldown up. On wings of fury.
Vabbè, big disaster, ma non fa niente, andiamo avanti. Ma onestamente devo andare back comunque, cioè... Nel momento in cui so che la play è int, non c'è motivo di seguirla, no? Quindi... My bad as well. Sì, sì, lo contestiamo l'obiettivo, come no. Forti come siamo. Come no, sicuro vediamo topside, ah, voglia. Secondo me dobbiamo rilevare bot. Non abbiamo niente da fare. Se sperando che non sia guardato, onestamente, provo a ammazzare Samira, non so che devo fare. Dai, non l'ho hittato, che cazzo. Peccato, era greedy, ma volevo. Va bene, va bene. E... Che dobbiamo fare? In realtà dovevo non fare niente. Magari i lupetti sono up, andiamo a controllare, dai. Il resto non ci dovrebbe essere. Comunque un po' un peccato, perché alla fine magari insieme potevamo fare qualcosa. Se il tavolo è, l'ammazzavo. No, praticamente non l'ammazzavo, comunque non è che ho tutto sto burst. Cioè faccio danno, ma se c'è Blitz che pila non posso ovviamente uccidere il tizio. Sì, i lupetti sono... facciamo i lupetti, facciamo il red e aspettiamo, dai. Il problema è che siamo molto più scarsi nell'1v1 mid, nell'1v1 in giungla. Quindi essendo così behind, boh, dobbiamo solo prendere play in superiorità numerica, se no ci distruggono per ora. Vabbè, piano piano, dai. Oh, ops, potevo lasciare anche l'altro. E posso essere invaso adesso. Abbiamo un po' un problemita, abbiamo. Questo game, più di uno in realtà. Meno male non mi hanno invaso, dai. Allora, abbiamo preso il primo draw, quindi possiamo give upare questo e sicuramente give upiamo questo. Anche se il mountain è un po' fastidioso perché hanno dei bei tankozzi, ma amen. Qua potrebbe essere guardato. Dovrebbe, penso. E questo sembra big però per noi. Nice. Ci vediamo noi il drago alla fine. Meno male che hanno devato. Quanti kill abbiamo preso? 4 kill mi sa. 4 kill. Rimasti mi da solo Blitz. Per 0 il drago. Shutdown pure. Si gode. Fantastico ragazzi. Non pensavo potesse andare così bene. Benissimo cacchio. Questo ci volevo. Qua ci sono delle ward da levare se possibile. Che poi noi scaliamo abbastanza bene, eh? Anche loro, ma vediamo un po' poi con i CC e le robe che abbiamo, se riusciamo a combinare. Vogliamo farlo? Beh, era tanto Manamas in range, ce la dovremmo fare, credo. Dai, cara, sei un po' tonto, perché non aspetti la gabbia? Era morto, peccato. Vabbè, uno per uno, that's fine. Push un'altra wave. Tanto Vegar... Ah, quindi ci sono di respawn. Vuol dire bot, per cui... Del chilling qua. Lasciami stare, Blitz. Bene, andiamocene back. Ah, ti dirò, io la Samira l'ammazzerei. Your turret has been destroyed.
Doveva ingaggiare Rakan, bro. Avevo la ulti, avevo. Ok, maybe not like this. Sounds like a complete disaster. Abbiamo stolutato Samira. Dove ha preso le stack? Su Galio ha preso le stack IR. Oio, è morto pure lui. Prova ad addoggiare, peccato. Comunque se noi possiamo vincere stream. Alla fine abbiamo due draghi, abbiamo. Poi abbiamo... We can play on our CPs. Allora, vediamo un po', vediamo un po'. Cosa mi serve abbiamo detto? Com'è qua? Questa qua mi serve, perfetto. Poi scarpe, quale vogliamo fare contro di loro? CC, sì. Mercury sicuramente. Sono straforti i Mercury. Comunque loro hanno solo questo difetto come draft. Hanno un sacco di AP damage. Certo, l'ora di carry ha 11 kill, però. Cerchiamo di farmare qualche campo se ce l'abbiamo. Sperando Samira non faccia un'altra double. Nice. Su Diego. Siamo un po' corto di risorse. Se farò questa voglio non prendere meno gold. Questa cosa mi fa un po' deprimere. Vabbè. Oh, i draghi potrebbe essere anche una win condition, eh. Ma siamo alla fine Just CC Samira. Just CC Samira, we win. Oddio, bisogna vedere anche danni di Anivi, danni di Udine, però capiamo una cosa alla volta. Pensiamo a un problema alla volta. Io non c'ho la rage, capo, dovrei aspettare qua. Attendiamo, attendiamo. Viega è andato un attimo a base. Black Cleaver utile. Ma in realtà regolerei anch'io, onestamente. C'ho item, c'ho. Oh no, ci siamo fatti ingaggiare. No. Ora poteva essere molto peggio, secondo me. Oh oh. Tipo così, circa. Abbiamo perso un po' una torre a gratis. Ha fatto bene Rakan a ingaggiare qua, mi ha salvato. Ah, dovremmo... Can we do something about it? Mannaggia, abbiamo perso così. Ma come ho visto il TP, ma come ci arriviamo lì? Non so. Il drago c'è, provo a prendere un attimo stappa. Mi curo un attimo. Qua potrebbe venire utile, magari lo riesco a baitare. Si gode. Io la speed, io start il drago. Big. A caso abbiamo preso il terzo drago, eh. La behind, non so com'è successo, ma siamo riusciti alla fine. Benissimo. Allora. Abbiamo l'item in tasca, abbiamo anche. E adesso cosa mi serve come terzo? Oh, dammi su red. Vediamo un po', vediamo un po'. Winnable sicuramente. Dai che il vieghito la smurf. Abbiamo Shurelia. Zeke. Cosa ci manca qua? Ci manca qualcosa su Rakan, non mi convince. Facciamo la wave a Diego che è un po' la win condition. È l'unico a D. Ci prendiamo questo. Alza comandando, ok. Prendo la maschera, anche se volevi Mercury, però boh, maschera in terra comunque fa male. Ora sembra un bel tanco 7 di là.
85 milioni di Galio. Leggenda. Meno male ci sono sti bulbi che cercano con la visione, guarda. Contro Blitz e Nivea un attimo che ci piccano. Metto anche una guarda normale perché veramente la pinca la devono. Ma siamo sicuri di voler essere noi a ingaggiare? No, non mi piace. La catturiamo. Boom, pecca di questo. Nice. Possiamo fare Nashor. Tanca tu per favore, Rakan, tanca tu cazzo. Tanca sto Baron, bro, perché devo tankarlo io che non c'ho vita? Samira mi sa pure flashato sto fight, eh. Io pusho top. Oh, nice, eh. Carretto preso. Forse dovrei andare back, non so. Cioè, non credo ci sia già qualcuno qui, però arriverà. In teoria qualcuno arriverà a un certo punto. Che dite? E poi capito, questa qua la... vediamo un po'. Ok, morte. Non l'ho elevato nemmeno la Banshee, però che palle. Vabbè, comunque la torre l'ho presa in realtà. Pensa come l'hanno, quindi alla fine è worth. Forse ce l'avevo già, capiamo, non lo so. Vabbè, tutto a posto. Posso andare a pushare bot. Come bot, I set up wave 42. Ma mi sembra un pessimo fight questo, guys. Ecco qua, è bastato un attimo e subito 1000 gol da Samira. Che hai trovato in un attimo. On wings of fury. Stracando. Questa è la nostra soul, eh. Guarda la scivanella, però. Ci crede la scivanella, cacchio. Fucking nice. Sembrava angolo per Penta, mi sembrava questo. Comunque sia una partita decisamente ambigua, il livello di macro è particolare. Potevamo hitare un po' la torre, non ci conviene almeno così. Ci rubiamo la jungle, mountain drake, correre bot, son soldi, drago e la soul. Tutta la jungle on the way out ci rubiamo. Ultimi due campi e magari non vi suicidate questa volta. Ma come osi?
Adesso non c'ho la zona, stupido. Vabbè, proviamo un Usher Tooth. Non sono convinto che il Usher Tooth sia la play qua, ma vediamo, vediamo. Così ho un sacco di attack speed, o AD, o CD, o ancora un hit, o damage in percentuale, dovrei avere healing, the Rift Maker. Neanche lo so, niente le scarpe al 2, però almeno sì. Prendi Veigar, non pervenuto. Ah, oh, no, ho trollato. GG Voltaid. Game over. No, game over. Era di Rakan. Che broken! Che broken! Che fucking broken! Woo, let's go! Rakan Galio, baby. Mi ero fatto grabbare, però Rakan eroico con RW, GG. In realtà lo sapevo perché si è fatto grabbare, ovviamente, stupidi. GG. Mi ero fatto grabbare un po' con un pollo, però. Cioè, era giusto ultare e clearare la wave, ovviamente, così impedivo agli avversari di chiudere e di pushare, però. Doveva essere un po' più cauto, doveva essere. Ma, ora che ci ripenso, no? Debated, semplicemente. Oh shit. Forse dovrei essere lì a loro, sì. Sì. Beh, il Red è tutta la squadra, ragazzi, non è per me, è per la squadra. E poi anche per staccare la Fury dalla trasformazione che adesso è up. Io sono pronto a trasformarmi e a prenderli a cazzotti. Vogliamo beccare? Ah, chicken. Facciamo Baron. Va bene, Baron. Vado attacco questi. E il motivo è mantenere la forma. Ovviamente, non farmare come pensate voi, stolti. Questo è il free Baron per noi. Chillings. Dovrei far scadere la forma e poi attaccare questi, in realtà. Così la ristacco un attimino prima di regolare. Questa la pushano, vado a catturare questa wave. Se quello lì si mette mid viene semplicemente ultato dagli avversari e muore come una patata. In realtà, tipo, un back non ci sarebbe malissimo, però non è indispensabile. Potrei prendere Mejai oppure scarpe, finalmente, che pure non sono male. Ma allora, se perdono B1 contro Udyr smetto di giocare League of Legends, ragazzi. Cioè, se mi fight e perdono B1 contro Udyr smetto di giocare League. GG. La rompo per sfizio sto torre. Direi del comeback io e King Diego pazzesco.
Pazzesco, pazzesco, ragazzi. GG. Comunque, cioè, allora, so che non ho giocato bene. Però non sembra male la build, no? Cioè, ha i suoi pro, perché alla fine i danni li faccio comunque. Solo che sono più tanky rispetto alla solita Shyvana P che viene one tappata se sbaglio una cosa. Quindi non sembra male, male, male. Shyvana non meritava le scarpe complete, eh? Non era una Shyvana scalza, era questo. I quattro draghi hanno aiutato, probabile, sì. Ma tra l'altro non dovevamo prendere i draghi, sì. Vabbè, nice, siamo fortunati, dai. Va bene così. Prendiamo la win e stiamo zitti. Grazie. Iniziamo male ma finito. Ma game strano questo, game strano. Vediamo un attimo la gold lead. Abbiamo fatto delle azioni di parte. Ma anch'io, anch'io. Ho fatto le azioni un po' particolari sto game. 5500 gold sono tanti, cacchio. Non sembra male la build. No, non sembra male la build. Non sembra male la build.